gastronomia siciliana, perché ieri sera c'era un trionfo molto importante, dalle verdure ai gusti più tipici, all'innovazione del cannolo. Io l'ho trovato per il territorio e della filiera che fanno parte di un impulso etico dello sviluppo locale molto importante, e la tecnica, la maestria. È fondamentale, è il punto potrebbe sembrare il punto di arrivo, ma in effetti è il punto di effettiva partenza, per cui partenza da un rilancio, intanto, che è quello del settore, è un rilancio della nostra azienda, perché poi fondamentalmente ognuno chiaramente lavora per il conseguimento del miglior risultato. E obiettivamente, avendo raggiunto i tre spicchi, adesso il problema, che non è un problema, è solo un intensificare, è il mantenerli, perché è quello che poi ci spinge e ci dà la motivazione a me e ai miei ragazzi ad andare avanti, a fare sempre meglio, a trovare innovazione sposando la tradizione. Quindi, si contraddistingue nel fatto che gli ingredienti sono la base fondamentale e principale della nostra attività, perché è chiaro che puoi comprare, dal mio punto di vista, essendo imprenditore, devo dare un occhio alla qualità e un occhio al prezzo, ovviamente. Devi stare attento a prendere materie di assoluta qualità. Puoi comprare un prosciutto crudo che costa 6 euro, puoi comprare un prosciutto crudo che costa 10, 12, 13, anche più, lo stesso prosciutto cotto, lo stesso le farine, puoi comprare la farina di Camut che costa 3 euro, poi comprare la farina di Camut che costa 5 euro. Molta emozione per il traguardo raggiunto, però il nostro impegno, come dice anche il mio titolare, è quello di guardare avanti, cioè nella ricerca delle materie prime, per offrire ai nostri clienti un prodotto sempre di alto livello e nuovo, dare delle novità, sperimentare. Grazie alla nostra utenza noi possiamo permetterci di avere subito un riscontro, se è positivo, e quindi andare avanti su una linea.